Ed eccoci ritornati in diretta, dunque in questa giornata così bella, così importante, dedicata al tema della stigmatizzazione di Padre Pio. 20 settembre 1918 abbiamo approfondito dunque questo mistero dal punto di vista della scienza. Adesso vogliamo dedicarci ad un lato spirituale, non per contrapporre, precisiamolo, i due ambiti, perché come ben sappiamo e come ci ha anche insegnato Giovanni Paolo II, fede e ragione vanno spesso a braccetto, il più delle volte. Però ci piace offrire anche un significato spirituale a questo evento così importante della vita di Padre Pio. Lo vogliamo fare con il nostro prossimo ospite, Fra Giuseppe Maria Antonino, frate minore cappuccino, che questa mattina ci aiuterà nei purtroppo pochi minuti a disposizione anche a entrare più in profondità nel mistero spirituale di questo evento così importante. Buongiorno Fra Giuseppe, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Fra Giuseppe, qual è il significato spirituale? Partiamo proprio con una domanda secca di questo evento così importante che oggi riguarda la vita di Padre Pio e che è posto alla nostra attenzione. Prima di tutto, il significato spirituale è proprio nella partecipazione di tutta l'umanità all'umanità stessa di Gesù Cristo. Gesù assume la nostra natura umana e per il mistero dell'incarnazione, per il mistero della sua morte e risurrezione, noi siamo parte del suo corpo. Quindi l'incarnazione di Cristo fa sì che anche noi diventiamo parte del suo corpo e quindi partecipiamo al suo mistero, il mistero dell'incarnazione, della passione, della morte e risurrezione. Se non facciamo questa premessa non possiamo comprendere il perché delle stigmate di Padre Pio. Quindi noi, in un certo senso, partecipando pienamente, come dice San Paolo, alla pienezza di Cristo, siamo chiamati anche noi alla collaborazione con Cristo a questa salvezza che Lui ci ha donato. Padre Pio è sacerdote e ancor prima di essere sacerdote è battezzato e quindi è membro del corpo di Cristo che è la Chiesa. E come tutti i membri è chiamato, come dice San Paolo, a offrire la propria vita, le proprie membra, come un sacrificio gradito a Dio. Dice Paolo, è in questo il vostro, in questo sta il vostro culto spirituale. Offrite le vostre membra insieme a Cristo per la gloria del Padre, per la celebrazione della sua gloria. Padre Pio è chiamato in modo molto particolare, molto singolare, a partecipare alle sofferenze del Signore, prima di tutto per manifestare l'amore misericordioso di Dio verso l'umanità. Ecco perché le stigmate non sono soltanto sofferenze che Padre Pio portava, ma erano visibili perché l'uomo doveva vedere quanto costa l'amore di Dio per noi. Quanto costiamo al Signore? Quei segni erano proprio l'espressione dell'amore misericordioso del Signore Gesù che si faceva visibile attraverso un suo membro, cioè Padre Pio. Rendeva visibile l'amore crocifisso, perché per Padre Pio, come per San Francesco d'Assisi sulla Verna, abbiamo celebrato qualche giorno fa proprio il centenario ottavo della stigmatizzazione di San Francesco sulla Verna. Per i francescani, come per il Vangelo, come per San Paolo, l'amore e il dolore sono un binomio inscindibile. L'amore si esprime attraverso l'offerta di sé per l'amato, come Cristo ha fatto questo per la Chiesa, come San Francesco fa questo per tutta la Chiesa, per restaurare la Chiesa, come Gesù gli aveva comandato già dai tempi di San Damiano e come Padre Pio fa non soltanto per 2 anni, come si verifica in San Francesco, ma per 50 anni. 50 anni di croce, 50 anni di sofferenza, 50 anni di amore però. E per Padre Pio amore e sofferenza ha un frutto,
Il frutto è la salvezza delle anime. Senti, Fra Giuseppe, tu hai giustamente citato San Francesco, abbiamo celebrato questo ottavo centenario che ci ha riportato appunto a 800 anni fa, a questo capitolo finale della vita di San Francesco. E hai giustamente detto che Padre Pio per 50 anni ha portato le stimmate, ma c'è un evento che ha, direi, sconvolto, l'abbiamo ascoltato anche prima dalle parole del professor Marianeschi, è il fatto che quel 22 settembre del 1968 le stimmate scompaiono. Ecco, c'è questo, potremmo chiamarlo accenno di resurrezione, dopo 50 anni in croce, Padre Pio per certi versi morirà poche ore dopo, per certi versi anticipa, ecco qui stiamo vedendo l'immagine a cui facevo riferimento, anticipa quello che poi è il destino ultimo di ogni credente. Per Padre Pio le stimmate sono una missione, quella di essere associato alla passione del Signore. Spesso Padre Pio diceva alle anime che accompagnava o che aveva comunque liberato dal peccato, le aveva rimesse in grazia, diceva: quanto mi costi, figlio mio, quanto mi costi. Cioè la sofferenza era il prezzo che Padre Pio pagava proprio per il riscatto delle nostre condizioni e anche delle miserie che l'umana fragilità si portava. È chiaro che ad un certo momento, dopo aver manifestato l'amore di Dio, l'amore di Cristo sulla croce, questa missione ha un termine. Infatti, negli scritti di Cleonice Morcaldi, una delle figlie spirituali più intime di Padre Pio, lei testimonia che Padre Pio, qualche mese prima di morire, diceva, mentre lo portavano sulla sedia a rotelle: è finita, è finita, è finita. E un po' riprendeva questa parola di Padre Pio, il consummatum est di Gesù sulla croce: tutto è compiuto, che vuol dire che anche la croce ha un termine per Padre Pio, perché cede poi il passo alla gloria. Questo si manifestava anche visibilmente, perché le stimmate ad un certo momento sembrano proprio scomparire. E questo è un grande mistero, anche da un punto di vista scientifico, certamente è da esaminare. C'erano delle ferite vere e proprie che tanti hanno visto, alcuni hanno proprio esaminato, anche delle cicatrici, sarebbero dovute rimanere, invece niente. Per Padre Pio c'era una rimarginazione perfetta, e questo dà al mondo un grande annuncio di speranza. Perché? Perché il Signore non ci redime a metà. Non ci lascia nemmeno le cicatrici, lui guarisce tutte le nostre ferite. Il paradiso ci porterà ad una gloria che ci farà dimenticare completamente del dolore e ci darà il posto invece al trionfo dell'amore. Quindi una piena rimarginazione delle nostre ferite e anche di tutto quello che il Signore ha permesso nella nostra vita per la nostra stessa santificazione. Fra Giuseppe, grazie per queste parole di speranza. Potremmo chiudere il nostro stare insieme con anche il motto che è stato scelto per l'ottavo centenario della stigmatizzazione di San Francesco: dalle ferite la vita nuova. Ecco, abbiamo l'esempio plastico nella vita di Padre Pio. Potremmo sintetizzare così. Grazie, sì. Dalle ferite alla vita nuova sia per noi anche una preparazione al giubileo del 2025, perché è proprio questa speranza che Papa Francesco e i vescovi stanno annunciando al mondo. Io penso che la stigmatizzazione di San Francesco nella ricorrenza dell'ottavo centenario abbia preparato proprio a questa pienezza di speranza che viene annunciata attraverso la Chiesa, la speranza che tutto ciò che stiamo vivendo e nella sofferenza del mondo non soltanto abbia un termine, ma abbia anche un risvolto di gloria nel futuro che ci attende in Cristo Gesù. Grazie, grazie Fra Giuseppe per essere stato con noi e buona festa di San Pio. Buona festa a voi della stigmatizzazione di Padre Pio. Grazie, padre Giuseppe, grazie mille. Grazie di cuore. Andiamo in pubblicità, facciamo qualche istante di pausa e poi ancora insieme con un altro ospite.